Aspettiamo. Raga, c'è qualcuno? Oh. Oh! Aurora, allora salutiamo Aurora. Ciao. Allora, ragazzi, siccome sono arrivate tantissime domande, e quindi niente, per evitare di non rispondere a qualcuno di voi e saltare qualcosa, ho detto facciamo una diretta, rispondiamo a tutti che facciamo prima. Facciamo prima. Ok, quindi siamo qua, ragazzi, se avete delle domande, diteci tutto, noi siamo qua a vostra disposizione. Dopodiché, qualcosa bisogna mangiare, che poi stasera io devo andare via tra poco. Sì, tranquillo, amore. Bene, ciao, ciao, ciao a Ciao, ciao, ciao. tutti. Allora, intanto vi diciamo, te intanto guarda se c'è qualche domanda. Sì, Cioè, è perché si stanno arrivando, amore, tu se è lo sai, magari. collegato tuo non, ok? E io ho fatto la domanda, avete qualcosa da chiedere? E tuo non cosa ha detto, Non lo posso amore? Non si dire. può dire. Ha detto, ma perché non vai a fare in cu... Cioè, ma se io dico, ma sarà una domanda da fare? Allora, questa ha letto, quando riprendi gli studi? Allora, sicuramente ragazzi, il pensiero di laurearsi c'è, io mi laureerò, adesso appena è possibile comunque riprendo, ho un'università che richiede la frequenza obbligatoria, quindi adesso per ovvie ragioni non sto frequentando, però ricomincerò e mi laureerò sicuramente. Intanto ho bloccato gli studi, sto pagando tutte le Beh, tasse l'altra no. e quindi è tutto in ordine. Qual è l'altra domanda che hai letto? Vi conoscevate già prima del Grande Fratello VIP? Assolutamente no, No, non ci conoscevamo. non ci conoscevamo. Vedi, io ho detto, amore, tu ricordati le domande che poi le leggi e come ho Ma risposto erano le fai. tantissime E domande, sono arrivate 3.000 domande. vabbè. Allora, quando andate in ferie venite a Cesenatico. Beh, Cesenatico ci passiamo indipendentemente Sicuramente. dalle vacanze. Adesso noi fino a 5 agosto saremo impegnati, andremo adesso partiremo per la Sardegna che trasmetto con la radio da lì, stiamo insieme e poi dopo andremo in vacanza dal 5 agosto, una quindicina di giorni, una ventina di giorni come tutti, dopo dobbiamo riprendere per gli impegni. Che segno sei, Luca? Sono Capricorno, ascendente Toro. Luca, ti taglierai i capelli? Non lo so, raga, cioè, mi sveglio un No, no, giorno. no, 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 Ma li io sono vogliamo così, tagliare. adesso sono questi, se un giorno mi sveglio e me li voglio tagliare, me li No, taglio, cioè lasciateli. Non ti non taglierai i capelli. lo so, dipende. Film e libro preferiti. Film, rispondi tu. Film, a me piace The Notebook. Conosci The Notebook, Voi conoscete amore? The Notebook, No. amore, l'hai guardato Bellissimo solo film. Poi mi te. Chi c'è piace come attore? Forrest Gump. Forrest Gump l'abbiamo visto, Sì, certo. poi mi Ciao piace. Danish! Poi ti piace. Ciao Come libro Danish. io ce ne avrei uno da suggerirti, Certo, però. Lion e Stone. Brava, Vai, brava, amore, brava. Perfetto. fate le domande, così Allora possiamo. non li tagliare. Quali domande stanno facendo? Chi è più coccolone, Chi è più amore? coccolone? Io. Beh, Io. dipende. E la sop. Boh, non so cos'è. Bene, qua non il vostro amore fa bene al mondo. Forrest Gump è il mio film preferito. Ragazzi, una marea di domande. Qua non ne leggo. Ciao, ciao a tutti, grandi saluti. Ivi, quando vai a Repubblica Ceca? Probabilmente a fine agosto. Andiamo. Vabbè, adesso ci organizziamo come siamo insomma, più liberi dagli impegni. Anche io ho bisogno che insomma vada e che finalmente conosca la famiglia. Adesso è ovvio che sarà un po' impegnativo perché non parlando praticamente la stessa lingua non sarà facile. Traduco io. Ci vorrà l'interprete, però le cucciolotte, le Sì. nipotine, mi viene da dire le piccoline, e la mamma, la sorella, La tutti quanti, la nonna. Chiamo nonna. Riprendiamo Teddy, lo Teddy. riportiamo qua e Sì. quindi sicuramente lo faremo. Cosa pensa la tua famiglia di Ivana? Cosa pensano i miei? Sono in ottimi rapporti, quindi Alla tua hanno. famiglia, Sì, di me. Ah. hanno subito legato molto. Tu mi Sì. raccontavi, no? Appena usciti dalla casa. Le Sì, che è venuta la sua mamma, mi ha abbracciato, mi ha fatto dei complimenti, poi ci mamme siamo visti. capiscono sempre tutto prima, ragazze, la Poi ci verità. siamo visti subito il giorno dopo a colazione, è stata stracarina e quindi la famiglia di Luca la adoro.
Mamma, papà, Gianmarco, tutti quanti stracarini. Non avevo dubbi. Altre domande? Ma tu quando bisogna che guardiamo? Vai. Hai paura di suo padre, Luca? Beh, in effetti questa di mio cosa... papà? Mi chiedono se ho paura di tuo papà. Tu intanto continui a guardare le... Diciamo di no, 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 no. Avendo la coscienza pulita non devo aver paura del papà. Però è ovvio che da... non lo so... Questo rapporto con i padri delle fidanzate, no, è sempre stato strano. Cioè, un po' ti senti sempre sotto esame, no. Il vostro cos'hai giorno detto? Perfetto come deve essere? Il nostro giorno perfetto. Ma diciamo che noi i giorni passano con l'unico filo conduttore che è quello della risata. Cioè, noi ci divertiamo anche con niente. Poi... facciamo le nostre cose, non ci sono delle linee guida che seguiamo, delle cose che ci fanno impazzire. L'unica cosa che è importante è svegliarsi col sorriso e addormentarsi col sorriso. Il resto passa in secondo piano. E questo mi sembra che ci sia. O no? Mangherita, rispondi! Poi adoro questo Ugo e Margherita, adoro, adoro. Volevo aprire una pagina Ugo e Margherita. Sì. Amore, hai letto le domande? No, amore, non riesco. E com'è che non riesci? Mettiti gli occhiali. Dai, se no è noioso che uno sta qua a spulciare. Dai, adesso... Siete due pazzi, io vi adoro, Graziele. Diciamo che c'è un pazzo che vale per due, probabilmente, o no? Parlando di te. Cosa? Sto leggendo, amore, non riesco. Ma fate un... Qual è il momento più bello che avete vissuto insieme? Bella, rispondi, amore, rispondi. Aspetta, devo pensare. Perché secondo me il momento più bello è quando stiamo insieme. Vabbè, è un momento che è particolarmente bello. Senza nessuno. Ma insomma, abbiamo fatto una bellissima vacanza. Quello sì, è stato, le Maldive. Quello è stato particolarmente bello. Emozionante. Sì, ragazzi, dopo vengo al Lido. Sono a Como stasera, sì, vengo lì. Al Beach Club. I fuffi di Tonon, ragazzi, i fuffi di Tonon siete i numeri uno, mi fa morire. Segui tu i fuffi di Tonon, devi seguire i fuffi di Tonon. Adesso li seguirò. Bra. La proposta, Luca, gliel'hai fatta addirittura, ragazzi, addirittura già di proposte parliamo. Non ancora anelli, guardate, controllate se un giorno vedrete un anello. Capirete. Beh, ogni tanto me li metto, quindi non è che... Ma veramente fate un programma di coppia a settembre? Siete bellissimi. Boh, tu sai, io ancora non... Che no, programma neanch'io. Di coppia? No, non abbiamo nessun programma di coppia. La prossima vacanza sarà in Italia o all'estero. Ah, poi tutti i giorni continua a uscire sta cosa di Temptation Island VIP, amore. Vuoi andare? Ma non ci andiamo noi a Temptation Island Quindi VIP. Quindi tranquilli. Non c'è assolutamente... niente in contrario con, anzi, è un bellissimo programma, avrà sicuramente degli ascolti altissimi come Temptation normale, che ha un successo enorme, anzi, facciamo i complimenti a tutta la redazione, sono persone fantastiche, però noi non abbiamo niente da mettere alla prova, insomma, giusto amore? Sì. Quando va tutto bene è meglio non toccare nessun tasto dell'ingranaggio, secondo noi. Ecco. No. Grandi ragazzi, Ivana, seguiteci. I fuffi di Tonon, vedi, siete una bella coppia, tu hai letto qualche domanda? Quando venite a Imola, siamo già stati a Imola, ragazzi, adesso io mi sa che ci tornerò Bellissimo. Presto, però quando abbiamo un buco, magari anche salutare la nonna, così magari un passeggino. La nonna divina. Che abbiamo solo 20 giorni, perché poi dobbiamo tornare a Milano, quindi non è che c'è tutto sto tempo per girare. Un po' bisogna che andiamo via. Un po'. Guarda, Ugo e Margherita, com'è nata l'idea? È partito tutto da cosa è partito? Diciamo che eravamo che qui eravamo... a letto, un momento un po' così, perché soliti discorsi, c'erano un sacco di, non lo so, eravamo qua insieme, gente che fantasticava su cose astratte, che ipotizzava che fossimo lontani, che non fossimo insieme, che chiedeva perché non stessimo insieme. Cioè, se noi non facciamo delle storie insieme, non vuol dire che non siamo insieme. Che non noi viviamo. Siamo sempre insieme, ragazzi. Esatto. Sei giorni. Cioè, non insieme, è che tutte le volte bisogna far vedere tutto quanto.
Capito? Quindi fantasticavano su sta cosa. Allora io ho fatto un video e ho detto a lei, no, ho iniziato dicendo sono qua da solo, purtroppo Ivana non è con me, un po' mezzo triste, poi ho girato, ho inquadrato lei, Margherita. però c'è una che la assomiglia molto, come si chiama? È uscita Margherita. Allora abbiamo fatto la stessa, gli ho detto di fare la stessa cosa con me, E io ho detto così è Ugo, e nato da lì era Ugo e Ugo. Margherita, poi vabbè, le faccine che parlano siciliano, quelle le ho sempre fatte. Ivana, sei più gelosa di Luca? No. Allora, ragazzi, come ho detto già una volta, come non ero mai gelosa, sto diventando un pochino gelosa, però. Un pochino. Sì, un poco. Un pochino. Sì, poco. Cioè, secondo te sono più geloso io di te? Sì, secondo me sì. Falsa! Ma che falsa! Amore, sei più geloso te. Ma che cosa dici? Perché Sono più cosa? geloso Perché non io. hai mai avuto un motivo di essere geloso? E allora perché sono più geloso di te? Me lo sento, amore. Ragazzi, ci frega da sola, hai capito? Però. Vabbè. Allora, la città dove vi sentite a casa? Cesenatico. No. Cesenatico mi piace. No, Milano. Cesenatico mi piace. Milano. Beh, io. A me piace Milano, Praga. Cesenatico, casa mia. Cioè, mi sento Sì, bene. era vi sentite Vi con me sentite dove a con me dove casa? ti senti Adesso a a Milano, casa? Vabbè, restiamo a Milano, Milano. viviamo a Milano, Milano. Bene. Quando venite in Sardegna? Il 22. 22 Dal luglio. 22 luglio al 5 agosto. Io trasmetto da lì e facciamo 20 giorni lì al sud della Sardegna. Allora, ciao i miei bimbi, vi adorano, grazie, siete fantastici, grazie. Grazie. Allora, di domande ne leggi tu. Chi ha detto il primo ti Chi l'ha amo? Oh, detto? bella domanda, chi l'ha detto? Amore, chi l'ha Chi detto? l'ha detto? Abbi Dillo. il coraggio di dire, abbi il Lui. coraggio. Oh, brava, l'ha detto la verità, l'ho detto io, ragazzi. Perché tra l'altro mi ha colpito quella domanda, ha detto chi si è innamorato per primo dei due? Tu, ovviamente, dicevi. Tu Tu? dicevi io bleffando dicevo lei, quindi la verità è che mi sono innamorato prima io. Vabbè, Oh, come si amore, fa? Come dillo. si Sei fa? Voglio grosso. dire. Stai diventando rosso. Beh, dopo lei si è dovuta adattare all'idea che io fossi innamorato, che, cioè, capito, c'era poco da fare, perché là dopo un certo Ma punto ups. il bomber entra in azione, o no? Amore, è stato romantico però quando ti ho dato il primo bacio, no? Molto. Dove eravamo? Dove Mi eravamo? ha sbattuto a muro uguale. Dai! Vabbè, l'avevamo già detto, è vero, un po' sbattuta, appoggiata delicatamente. Oh, vai. Oh, Non coprire che non. Zeus. Vi amate? Sì. Luca, Tanto cosa ti tanto. piace di più di Ivana? Ho letto e viceversa. A me la cosa che piace di più di lei è che mi fa ridere, ragazzi, mi fa morire da ridere. Quindi quella è la cosa che diciamo è più importante anche in un rapporto, che quando si sta bene, si ride, ci si diverte, hai tutto alla fine. La bellezza, il fatto di piacersi così è importante, però non deve essere l'unica cosa, sennò è come una fiamma che si spegne dopo un po'. Invece quando ti riesci a divertire insieme, prende tutto un gusto, una piega diversa. Tu dovresti rispondere di me. Anch'io. Eh sì, è viceversa. Cosa mi piace di più di Luca? Vabbè, Ne che so quando stiamo poche. insieme, smettila, quando stiamo insieme che stiamo bene, che proprio mi capisce, ci divertiamo, quindi Capisco. c'è, Ti come si chiama? capisco. Amore, mi Chimica. capisci o no? Come si chiama? Capisci a me? Sì, vabbè. Si può Chimica, rispondere. chimica. No, chimica, a parte di chimica che ovviamente c'è anche Empatia, complicità. empatia, complicità? complicità, pubblicità, Complicità, complicità, che sì. stiamo proprio bene, mi Sì, piace tutto, meno così. male. Vai! È Ami davvero Ivana? certo che amo davvero Ivana. Rossella, che domande fai, Rossella? Ah, Rossè, ma io voglio la domanda dal signor Tonon, ma dov'è Tonon? Luca, ti sei pentito dello scherzo delle Iene? Beh, diciamo che. Vabbè, l'ho detto più volte, nel senso è finito. Non.
troppo, insomma, non lo rifarei, anche perché è durato qualche giorno, quindi è stato particolarmente pesante, non lo sapevamo, cioè io non lo sapevo prima, quando avevo parlato con loro non mi avevano detto quanto doveva durare. Ha preso il weekend e quindi questa, abbiamo tirato dei litigi per tutto il weekend disastrosi, quindi no, non lo rifarei. Oh, Ivana, cosa ti ha fatto innamorare di Luca? Ivana, ok, cosa mi ha fatto innamorare di Luca? Bella sua personalità. A parte che è un figo. Non si direbbe. Non... Come no? No. Raga, sono un figo da lontano, No, al no, no, buio non no, mi no, no. batte, da vicino È diciamo una che persona c'è qualche rispettosa, difetto. divertente. Davvero. Sì. Mi volevi Ragazzi, dare i baci? quando vi dicono, vabbè, no, dai, però è simpatico, non è che sia un bellissimo segno, però. Ecco, È simpatico, è appunto, tac, carino, vabbè. è bravo, serio, quindi mi piace. Serio in senso serio, Sì, cioè, sì, sì. capito? Niente. Serio Chi io. sei fatto avanti per No, primo? serio nel senso Luca. di. Sì, di valori. Sì. Chi si è fatto avanti? Ma io, raga, non è che mi sono fatto avanti. Cioè, presente, non è che c'era la porta o bussa. Ho sfondato la porta e sono entrato per dire, oh no, amore. Più o meno, dai, più o meno. Questo qua di 2 ore, perché tra l'altro non ci vede, quindi non riesce a leggere le domande. Allora, riprenderai gli studi? Abbiamo già risposto, certo, mi laureerò. Quando litigate, cosa c'è scritto? Chi Chi chiede chiede scusa scusa per per io? primo? Cosa dici? No, non è vero. Quando so che ho sbagliato, chiedo io. Sì, quando so che. E quando è che Quando... sai che hai sbagliato? Rispondi? Quando te ne rendi conto che hai sbagliato? Perché è un conto Me dire ne rendo so che ho sbagliato, un conto. conto ho sbagliato, perché rendersene conto è una cosa un Chi po'. cucina meglio? Io. Sì, Che Luca tutto non lei. cucina. Tutto lei. Beh, Io amore. cucino meglio, amore. Cioè, io faccio della qualità, non è che si può fare sempre della qualità. Quando Sì. faccio bene, il resto lascio fare anche così. Ma ogni tanto ti lascio fare, Sì, giusto? ogni tanto. Ti Tanto quella lascio le insalata redini non è dei fornelli. difficile da fare. Beh, insalata, voglio Vai, dire, leggi, amore, che non... sono un po' cieca. no? È un po' cieca, fa sempre queste battute. Allora, mi è sbattuto al muro, chi chiede scusa per prima, quindi lo chiedo io, ragazzi, anche se sbaglia lei, alla fine io per galanteria faccio finta, mi prendo le cose. Ma questo che fa questa Cosa stai domanda, dicendo? amore? Ma non la Non si possiamo può dire, leggere, no, non è che questa roba, rido, ma è cioè ti scorreggia più divertente. forte, ragazzi, ma come siamo messi? Amore, ti dico che questo implica che l'hanno fatto entrambi Sto per poter dare una risposta, scherzando. quindi non ti conviene andare avanti. Sì, chi segno Allora, siete? Io sono Cancro, Luca è Capricorno. va bene, quando litigate fate subito pace. Dai, dai, Massimo, sì, adesso litigate per fortuna, date 3 pugni sui denti, non ci sono mai stati. La prima volta che vi siete detti ti amo, vabbè. C'erano domande. Allora, Luca, non riesco a capire. Saluti dalla Germania, siete spettacolari. Grazie. Di grazie in tedesco, amore. Dankeschön. Dankeschön. E com'è che diceva adesso? Il tacchino tedesco, come dice Dai, ma grazie. smettila. Amore, smettila. Amore, era Amore, questa è bello, una roba seria. dai. Ma Adesso era andiamo alle bello, ma basta, sempre roba scommesse. serie. Cioè, devo fare il tacchino per forza. Sì, Fallo tu. fai il tacchino. Amore, fai il tacchino. Il tacchino che dice grazie? Com'è il tacchino che dice? Il tacchino che manda quel paese? Sembra Bravo. uguale, tacchino. Luca, sei geloso. Certo Rispondi. che sono Ok. geloso. Il giusto, dai. Allora, ragazzi, senza gelosia, secondo me, non c'è interesse. Un minimo di gelosia ci deve stare. Però non deve diventare una malattia, deve essere. Diventare possessivi, però un po' di gelosia è normale, cavolo, se no non te ne frega niente. Che ne pensi di Tonon sul trono di Uomini e Donne? Oh, mamma mia, sarebbe il suo nome. Sarebbe benissimo. Signorina Maria, mi faccia scendere due donzelle, messe bene economicamente. Allora, qua si è bloccato tutto. Marchino ha fatto bloccare la diretta. Vi vogliamo bene, ragazzi. Luca, ma tu eri. Guarda, adesso è tutto nero, ma secondo me loro ci vedono. Ci Ci vedete, vedete? ragazzi? Perché noi vediamo tutto nero, siccome è arrivata una chiamata. Ci vedete? Adesso ci vuole un po', perché Sì, non si qualcuno. può. Non vediamo proprio nulla. Amore, non fare delle facce strane che se Qualcuno ci mi dice vedo. se ci vedete? Tonon tutta la vita.
Perché sono il regalo. Allora, ragazzi, ci rispondete per favore se si vede qualcosa nel video. Sì. Per... Sì, perché noi non ci vediamo più. Vabbè, Ok, bene. però, quindi chissà che faccio. Grazie, perfetto. Allora, stavano dicendo, praticamente, tuo nonno sul trono di uomini e donne. Lo vedrai bene. Questo potrebbe Anch'io. essere una bella proposta. Lo vedo proprio lì. È il suo, proprio là sul trono ad aspettare che, di essere corteggiato. Ma comunque, senza aspettare questo, se ci sono delle ragazze qua single, fatevi avanti, che tuo nonno qua è aperto a nuove conoscenze. Bene. Vediamo e sentiamo. Allora, E qua noi non adesso ci stanno... vediamo, vabbè. Vabbè. Ivana, la filastrocca che ha scritto Luca per te, la ricordi? Te la A ricordi? quella lì che hai Tu quella sei un... bellissima. Con Ah, pipistrillo! la bocca da... Coccodrillo! Il collo da... Cacchino! Che cammina come un... E Pinguino! ha fatto il... Grande Grande fratello! fratello! Sì! Che brava, amore. Che brava. Va bene, me salutate, ciao. Luca, fai la mossa. Ma quale mossa, raga? Quale mossa? Allora, Tonon alla classe del vero tronista. Ragazzi, lanciamo un hashtag: Tonon, batti le mani, schiocca le dita, Tonon sul trono Trono tutta tutta la la vita. vita. Ecco, già fatto, detto fatto. Siete bellissimi, salutate a Tonon, mo lo salutiamo, ci vediamo tutti i giorni in radio, ci Che divertiamo. fine ha fatto Pipistrillo, ragazzi? Pipistrillo è a È stato casa. sostituito momentaneamente perché in ogni casa c'è il suo pupazzetto e qua abbiamo questo, ragazzi, Sì, vedete. che mi hanno regalato per Teddy. Quindi questo lo darò a Teddy. Allora, parteciperete a Temptation Island? Abbiamo già risposto, cioè no. Bellos, ciao. Bene, Non dai, ci sono più sono le finite le domande, domande. quindi. A me me ne sono arrivate 2 milioni prima. Ce n'erano anche particolarmente carine, amore. Ce n'erano particolarmente carine. Tipo, adesso te la faccio io, amore. Dimmela. Luca è stato il tuo primo vero amore. Non so se è il primo, ma l'importante è che sia No, l'ultimo, ho già cazzo. Oh avuto. no, eh? Perché adesso è certo, amore. Ragazzi, ha balbettato No, no, amore, quando sto balbettando perché non so come rispondere. Chissà dove mi riprendi, amore. Che noi non ci Zeus, non vediamo ci qua. vediamo niente, E vediamo tutto quindi nero, non non lo ci so. crede nessuno. No, sto dicendo, Luca, sei stato il mio vero primo vero amore. Sì, Cosa perché. ci Scusa, pensi, porca no, da miseria? quando stiamo insieme sto capendo che il vero amore è questo. Amore, stenta cosa inquadri. Ah, Dai! sì, amore, stai Stendi tranquillo che sto non si po'. Stai vede. zitta. Allora, amore, dai! Allora! Tuo fratello è bellissimo! Lo so, Jimbo è bomber vero, un bel ragazzo, stupendo. Aspetta, amore, che Cosa stai questa facendo? inquadratura Allora. non mi piace, sicuramente sarà. Ecco. Allora, amore, ieri in radio ho fatto questa domanda. Cristiano Ronaldo percepirà 30 milioni a stagione. Voi che cosa ci fareste con 30 milioni? Tu cosa ci faresti con 30 milioni? A parte, non lo so. Cosa ci farei? I Cosa ci fareste? bambini. Bambini. Scherzate. No, farei, non lo so. Sicuramente costruirei una bella, bella casa con un grande Dove? giardino. Amore, qua puoi scegliere. Ami, Farei ma un po' di case, diciamo che con 30 magari. milioni hai le scelte abbastanza ampie. Infatti, quindi Però allora, farei un po' di case, un po' di vacanze, ma dove la darei. costruiresti sta casa? Dove dovremmo andare a vivere? Non lo so, amore. Una in Prima posto ti Italia, viene in una al mente. mare, una in Repubblica Ceca. To. Va bene così. In Italia dove? A Cesenatico. A Cesenatico, una casa a Cesenatico. Non lo Va so. bene. Anch'io la casa. Vabbè ragazzi, dai, allora, siccome noi continuiamo a non vederci nemmeno, qua dove andate in vacanza, questo ancora da stabilire, intanto partiamo, andiamo in Sardegna, ci godiamo 20 giorni là e poi decidiamo dove andare. Sicuramente faremo un salto in Repubblica Ceca e poi dopo vediamo. Intanto è arrivata una domanda, Luca, pensi di essere mai stato amato? Dove? Davvero, prima d'ora? Boh, così sicuramente no. No. Diciamo che l'amore io non è che dico ti amo tanto, ti amo poco, o c'è o non c'è. Però poi va coltivato e l'amore vero cresce. E qui vedo comunque una situazione che non...
dico la verità, non l'avevo mai visto prima, quindi assolutamente. Allora, va bene ragazzi, dai. E qua adesso parte i saluti, di altre domande dovrei scorrere su. Tu ne hai lette, amore? No. Amore, vuoi che ti faccia un'altra domandina io? Vuoi che ti faccia un'altra domandina io? Bella. Ci state pensando a fare un bambino? Beh, adesso è ancora un po' prestino. Mica Luca mi ha detto che vuole 11. 11 figli. 11 bambini. Tutti da sfornare, amore. È lunga. Ma sei pazzo, amore. Amore, il numero è l'11, bisogna farne 11. Sì, vabbè, sto 11 lo dividi per, non so, 4, ne per fai uno. 2 mizu. 11 diviso 1? 11. Ragazzi, una cultura. Ragazzi. Mamma. Avete cambiato le vostre priorità? Sì. Beh, sicuramente sì. Diciamo che le abbiamo riorganizzate in funzione della prima. Sbloccate lo schermo, non so come si fa. Non so come cazzo si sblocca, ragazzi, cioè, siamo un po' handicappati noi. Siamo un po'... Oh, si è sbloccato. Allora. Come l'hai fatto? No, non lo so, è vero, si è sbloccato. Okay. Siamo un po' rimbambiti noi con sto coso. Vabbè. Amore, si vede che vi salutate, un bacio Melissa, sono una fosse... Vi sposate la domanda, però un po' di fantasia, ragazzi, sono le stesse domande, abbiamo già risposto. Luca, quando parli sembra Raffaello Tonon. Vero? Ma veramente? Ma dici davvero? No, speriamo di no, Dani. Amore, se parlo dai. Come Tonon è un problema. Ogni tanto. Ogni tanto ci sta, però. Margherita! Vogliono Margherita. Amore, spiega Margherita. Allora, diciamo, ragazzi, non c'è un'applicazione che parla in siciliano. C'è questa applicazione che allarga le bocche. Ma io non parlo in siciliano. Lui, io non riesco, non so come si fa. Venga, Margherita! Cosa mai preparato per cena, Margherita? Ancora niente. Ecco, questo è il suo siciliano, capito? Venga, che siciliano. Venga. Una sicula vera ci avevamo qua. E in TV quando? Presto, adesso noi... Io con Raffa anche la prossima settimana registriamo una cosa in Rai, quindi qualcosina c'è. E poi dopo adesso vabbè, ferma, c'è il palinsesto, riparte poi da settembre, adesso c'è d'estate, c'è poi settembre. Poco. Qualche programma così magari da fare ospitate, ma per adesso c'è poco. Siete fortissimi, grazie per la positività che emanate, grazie Ele. Ciao biondi, fa morire, ciao biondi. Dani! Siamo biondi. Cioè, lei è bionda. Io non sono bionda, amore. Io sono tipo un arancio moro, chiaro, castano chiaro. Cosa c'è, un amore? Cosa sono? È tipo 10 colori. 10 colori. Casino, anche casino. Allora, siete simpatici. Margherita. Margherita, risponde alla minchia di domanda, Margherita! Cosa? Risponde a sta minchia di domanda, eh? Faccia da poverini, fai la faccia da poverini. Margherita, me la fai sta faccia da poverini. Fammela sta faccia da poverini. Faccia da poverini qui. Con labretto sotto, capito, molliccio. Che lo fa sempre. Un bacio allo scocchio, amore, rispondi tu. Cosa? Sui baci a richiesta. Noi non ci baciamo in diretta e né nelle storie, ragazzi. No, ogni tanto nelle storie sì. Ma va, ma facciamo così. Ma bacio, non ci baciamo. Ma, sì. Diciamo, ma è così. Quando, e poi come quando fai a baciarti? Ci baciamo, diciamo che siamo travolti dalla passione. E questo cellulare, questa fine va. Sì, vabbè. Comunque non si può baciare e tenere un cellulare in mano. Non mi sembra molto comodo. E lui mi mangia sempre le gambe. Lo stingo di porco, amore. Amore, salutiamo che io devo andare. Adesso ragazzi, vi salutiamo. È stato veramente un piacere. Abbiamo fatto questa chiacchierata quasi tra amici, no? Così, molto informale. Amore, di qualcosa. Aia! Ecco, vedi. Adoro! Prende sempre le cose che non deve prendere da me. Mi sbatte il telefono in testa come faccio io. Dice zio Pera. Amore, o Zeus. Parla come me adesso. Sì, adesso sono diventata una terona. No, cosa dici, amore? No, ma non si dice che... No. Ah, non si dice. Siamo... Ragazzi, io scusate, io non so cosa ma dire. Ma cosa dici? No, perché dici che io sono... Io, beh, ho radici meridionali, però non si dice così. Non si dice così, scusate. Vabbè, straniera, non lo so. Ragazzi, mandiamo un bacio. Non fa ridere, però. No. Non fa ridere, un ok? Un bacione, non si dice. Ciao, ragazzi, vi adoriamo. Adesso vado a cucinare. Beh, sì, sarebbe anche ora.